Ti aspetto in live dalle 21 al 15, dal sabato al giovedì sul mio canale Twitch. Ma non è vero, non carica mai, fratello, non carica mai, non sta mai alle 21 e 15 stream. Letteralmente vai stream alle 19 ogni volta perché c'è un torneo di Fortnite, sto coglione. Ma io gli lo stiro. Pezzo di merda. A bambini, Mollu. No, Fabio, non ci andare, Fabio. Ah, è vero, perché poi nel best of del maestro, perché io ragiono sempre che i best of sono solamente clip divertenti, ma in realtà i best of del maestro sono anche clip molto skillate, sono anche delle belle clip di videogames, effettivamente. Io sono pazzo. Subito, allora. Fabio. Ma è caduto giù, mi fa il giro, c'è la botola. Io planto, eh. Sì, non sta plantando Difo, sta plantando bambini, basta che ce l'ho e poi ci penso io. Faccio un quick. Ragazzi, abbiamo 10 kill, comunque forse arrivi top 2. Mamma mia, che gufo incredibile! No, top 2! Madonna, gli ha fatto la giancata! La giancata con il coso, con lo scudo addosso. No ragazzi, porco Dio, qua si arrabbia, lo stavo per dire. Nel video tenteremo, nei momenti di rage del maestro, di comprendere cosa fa per vedere se l'abbiamo studiato bene. Qui era ovvio, una morte su Rainbow Six molto spesso lo porta ad andare a scrivere delle cose in chat. Cosa però? Non è un augurio di morte perché rischia il ban. Potrebbe essere ti compro, una roba, su una roba sui soldi. Dai! True, Massimo, Caico, Guancialone, bentornati, Nick, grazie per i sub. Get Cancer, beh ragazzi, ma io non capisco perché io due volte gli sono entrato mentre giocava a Rainbow Six e due volte lui ha augurato delle robe indicibili, cioè roba che uno gli ha dovuto rispondere, guarda, se io divento il presidente d'Italia la bombardo, cioè quindi non capisco come non possa essere bannato. Andiamo. No, no. Get Cancer. Ma mette una mini a maghi. Ok, doppio full box. Che cazzo è questa roba? Ah, no, okay. Questi scappano, questi good scappano. Good full box. Con delle pussi, merda. Però non puoi restare con loro lì. Questo, ragazzi, è solo sguardo in cam. Guardato in cam, incredibile. Mad Alessio, bentornati. Duce, grazie del beat. Trove Massimo, bentornati. È sbagliato ogni cosa. Se le vedi più giovani, è pure se le vedi più vecchie. Okay. Che cazzo, cioè, non perché se le vedi più giovani cosa. Vuol dire che la vedi troppo bambina. Se la vedi più vecchia, vuol dire che la vedi troppo vecchia. Ok. Importante è no. Quindi non è giusto dico, quello dai, che ha detto lui. Ti vedo 2001. Va benissimo. È giusto. Grazie, grazie ragazzi. Sai come ti calcoli secondo me la lunghezza? Vabbè, l'importante è vederle bene a pecora. Però secondo me era esagerato. Infatti ho fatto bene a fermarmi. Mi scordo la situazione. Fammi. Veramente il maestro è imbarazzante. Ma poi diciamo sono stato buonanottato Xale, so bene di cosa stai parlando. Diciamo poi ti esce fuori con una ragazza così solare e alla quale non riesci proprio in nessun modo a pensare, ecco, in questi termini del maestro, quindi sono anche più un po' schifato io da questa cosa. E 169. Aspetta un attimo che non ci pagano abbastanza. No, 169. No, non è vero. Fai 171. 171. Va bene, io mi fido ciecamente, ragazzi. No, a bowling. No, sì. Se 69 mi suicido in stream. No, io lo metto per darti fastidio perché 160. Allora, io prendo la postazione. Grattati il naso se ti faresti simulatore. Usare come Zerbino da Kasumi. E poi voglio, sai che cosa voglio? Quella pallina visti. Che è dietro come di te e poi rimane settimana. Sempre un bacione. Che galleggiante. Fabio, non lo so. Vorrei vedere il maestro sbarbato e surri insieme, meme di Spider-Man. Wait, che aspiri 100. Sto provando, troppo per favore, sei cazzo. Questo mi sa che ha deciso. E no, e che te fa? Oh, e ti fa lunga leccata? E ti fa una lunga leccata? Madonna, ragazzi, ma poi che pisello. Un po' di squats. Raga. Eccolo. Ma dove cazzo devi sparare? C'è la trappola. E bro, si è fermato.
Oh, è distrutto. Ragazzi, ce l'ha fatta a mettere una cosa che esplode per terra? Ragazzi, chi è quello per terra? Oddio, mazza, che landing incredibile. Ok, prova a buildargli in testa. Ce la fa, riesce a prendere lo spot. Buono il maestro, che si muove bene. Lo prende, ma è un brutto 37. Lo avvida, continua, gli va sotto. Sa di essere più forte. E allora cerca il vandallo della matassa. Fa un destra-sinistra, un 180, bellissimo, 90. Se poi risale, prova a stella in testa. Non ce la fa, gli rimane in testa. E wow. Wow. E poi un nitrito. Un nitrito strano. Un nitrito sicuramente strano della razza Marzani, che è proprio una cosa loro questa. Ah, porco Dio, il lavoro! Il lavoro nobilita l'uomo! Ma cosa mi ha cecchinato? Oddio, è la clip dell'anno. Cerca il mandalo della Madonna, se se ne fa uno. Vediamo se butta giù l'altro. Invece no, ma è bianco, è bianco, è bianco. Gianco è per terra e sta solo contro letteralmente quattro persone. Vediamo che cosa si inventa il maestro. Prova a pusciare, pusciare il pesce, lo prende. Poi non lo, ovviamente non lo tira giù. Ne ha un altro da fare. Vediamo se entrano tutti i colpi. Lo prende il maestro, continua. È un 2v1. È un 2v1. Il maestro con un colpo in testa ne sega un altro, signore e signori. Poi cerca il mandalo della Madonna e la mette lì. È buggato lo spettacolo. E poi ovviamente non esulta, perché se esultasse mostrerebbe alle persone il fatto di essere felice per qualcosa, e il che lo renderebbe troppo umano, e invece vuole dare questa sensazione di robot perfetto il maestro. È incredibile, incredibile. Da studiare per bene, da mettere davanti a una psicologa. Sa, grazie per i tre. E la uomo, chill. Si prende il suo pacchetto di sigarette. Ma che fa? Ma sei un ciola? Sono morto con le ali. Per l'ultima volta, ragazzi, il problema dell'immagine del cambio di TikTok è che per qualche motivo TikTok ti mette una musica con la N-word di sottofondo. Per forza. Cioè, non è, è proprio una cosa scritta. Prova. Ma che cazzo? Scrivere la storia, volevi scrivere. Guarda, c'è un team, porco Dio, guarda in alto, alza la visuale. No, non c'è un team. Oh, no, è vero, mi stanno a fare la svastica! No. Guardarmi, dai, Marzo, ma perché la stai guardando? Fighiamo le distanze. Vede, Sax, bentornati. Ma che cazzo era? Che cazzo si applaude? Raga, non hanno barricato qua, te l'ho spottata pure, guarda. Ha usato tutto il caricatore per farmi il drone. Ammazza, oh, ma sei forte, campione. Ragazzi, faccio cacare, porco Dio. Ma come? Giazzami in geisha, ma io faccio vomita. Cioè, da dargli del gay, che ha detto? C'è e quindi è gay. Che cacare, dice? Porco Dio. Ma come? Giazzami in geisha, ma io... C'è Azami in geisha. Ma questi come fanno poi arrivare a 35 anni che hanno la salute mentale buona? C'è Azami in geisha. Ma che cazzo è? Il nuovo anime che esce ad aprile su Crunchyroll. Faccio vomità. Ciao Rette, Fede, rimone, bentornati. Lì. Ah, uno di vita. L'avevo craccato. È morto. Ciao Rette, bentornati. Vado a prendere il medikit. Quello che cerco. Un coglione. Anch'io, a parte che io quando vedo voi, ad esempio te o Jam eccetera, sono in palestra, quindi non mi metto a scrivere così, però godo, molti cercano amici. O la tipa, evidentemente. Ma chat è... Il maestro gli costruisce in faccia. Pure. Sono qui per te. In faccia. Uno è sopra. Lo cioppo, Mardo, ce l'hai nella roba? Sì, fai. Vado nell'là. Okay. Non vorrei dire, ma mi sa che... Non sei finito in acqua. No, sono andato in acqua. Mo sta a fa il furbastro, non era acqua, era un laghetto lagunare. Lolo Lacustre, biggest streamer Italy. Però non era acqua, Marzo. Io sono andato in... E comunque è così che si fa.
ma che cos'è quell'urlo in mezzo alle cliffa? Ok, qui invece provo una doppia building, building su albero, bellissimo. No, ma c'è chi na dontessa, porco Dio! No, l'hai chiusa lo stesso. Se la volevi censurare magari per una migliore ottimizzazione della monetizzazione di YouTube, l'hai comunque chiusa. Non puoi chiudere il porco di Dio con la O alla fine. Cioè non ha senso. Una capizzi uno uno dai. Solo, Ma poi perché quello sguardo tra una clip e l'altra? Dietro, dietro. Cammello egiziano per uno. Ma stavo scherzando? Ma che è scemo, frate? Ma che cazzo sta facendo in stream sti giorni il maestro? Cioè si mette a fare sti traffici di animali. È una roba illegalissima. Però aspetta che faccio sta kill. Cioè, ne voleva solo uno. 2, 1, 3, 21, 4, 18, 16, 12, 11. Madre. Mi sa che abbiamo fatto una cosa pazzesca, Roni. Chi è? Beh, chi deve essere, ma Fabio? Ma coglioni, ma tu, oh, campi su sto, su sti cazzo di social da 15 anni, ma lo sai come funziona un po' l'hype? Ma allora, ma non lo dire, Marzo! Cioè, se tu vedi che c'è dietro questo alone di mistero, tu lascialo lì. Lascialo covare. A me non Marzo. Piace il mistero, perché le sorprese a me fanno cacare. Perché quello che voglio nella mia vita è sicurezza. A Marzone c'è, Meanwhile. Marzone è morto. Mado. No, sta vola. È morto. Puttana! Dove cazzo sta? Il verde militare armestro gli sta malissimo comunque. Non è in palestra, non mi piace. Si può fare? Ma chi è che zio cosa? Bono? Questa partita dico. Buonasera maestro. Però perché l'hai buttata dentro? Ho sbagliato un attimo di meccanica. Ed è autogol! Bello. È tutto il gol. Sono sotto il colonco, guardo. Davanti a te. Rosa, ma c'è sta. Eccolo lì. Cecchinato fra 3, 2, 1. Minchia. Ma hanno sentito? No, mi prendere tutto solamente perché tua madre ti ha partorito in Germania. Porco Dio! Siamo nel mondo reale. Ma allora se siamo nel mondo reale, allora posso... Sì, siamo nel mondo giusto. Ragazzi, perché è proprio in Germania che l'ho partorito? Erminio, Bisi, napoletano, Gabbetto, bentornati, Doro, grazie per i 4. È entrata una mosca. No, non una mosca, ma è entrata una zanzara in cantina. Ma è ovvio. Ma come posso io pensare che alle 3 di notte non entrino delle zanzare in cantina? Vorrei sapere come alle 3 di notte non entrano delle zanzare in cantina. Giustamente, anzi, è assurdo che ne sia entrata solamente una. Ragazzi, ma c'è... Oh no, la clip dei francesi. Una mega... Ah, perché ci stanno i server di Epic e quindi zero di ping. Nave clamorosa. È quella lì che sto dicendo da prima. Holy shit! Basta! No, ma tranquillo, Non ha fatto un cazzo, raga. Un coglione. Scusate, ragazzi, il fuoco è proprio al tavolo dove ero io. Esatto. Ah, sto prendendo fuoco da filo sgamato, me lo ricordo. When I fuck your mom, gulal, murta da tan. Facciamo il forecast? No! Filo, Graspiri 10, sì, Graspiri 15. Facciamo il podcast. Facciamo il podcast. Le ultime parole dello streamer barese. No, ragazzi. Se si rende conto che l'ha ucciso uno che ha Twitch nel nome, è finita. Twitch ai Tobi. Potrebbe addirittura insultarlo dicendo: wow, io Tobi, quel coglione. Perché lo fa alle volte? Mike, Marco, Francesco, bentornati e benvenuti. Tosta Ciola, grazie per gli 8. Che è finita una serata in discoteca in Italia? In tutta Italia sono finite le serate in discoteca? Cazzo, sono tutte stesse abbastora. Francesco Marzano. I vicini dicevano. Salutava sempre, ma è finito con la palattola in fronte. Zoccola! Che non c'ho pure, madonna troia. Vuoi succhiare? Succhia per cazzo se vuoi succhiare qualcosa. Oh mio Dio, Belù! Ho fatto un quick a uno in volo. Come ha fatto qui? Oh mio Dio, Belù! Ho fatto un quick a uno in volo. Guarda, se vuoi, io ho una strat. Che tu, strat? Praticamente? Allora, scendiamo, ne perdiamo due di fila. Torni elite. E vinci una, due. E sei di nuovo 20% champion. La sedia costa 1800 euro. Ma come fai? Come ti fa a giocare? Come posso giocare? No, Morto uno.
lo squat. Ho solo un'altra puttana. Faccina con puricini, sorriso con occhi a cuore. Raga, ho noccato uno e c'è l'amico sempre vicino appresso. Mamma mia, ti giuro quanto amo gli omosessuali sul gioco. Sempre attaccato. No, non mi toccare il patatino mio. Dai, ti prego. Con una mano mi sarà. Ah, qui sta facendo un'imitazione dei gay. Ma è un'imitazione abbastanza offensiva. Perché va a esagerare un pochino anche quelle che sono le reazioni e i modi di fare nel sociale di queste persone. Ma non mi sono male, dai, ti prego. Pistola con questo cesso. Scusa, e poi subito dopo la clip. Prego, una mano, mi serve una mano, mi serve una mano. Male, dai, ti prego. Subito dopo nell'edit, stranamente c'è una clip dove il maestro salta su una sedia. Pistola. Ci vogliono dire qualcosa, qualche orientamento? Pistola con questo cesso. Ah, vabbè, sono sentito. Ah, ma sei della Puglia. E allora non ti nascondere dietro un vetro per il Covid. Sii te stesso dall'inizio. Ed è una storia anche vera. Perché il terrone a Milano finge di essere del posto. Il terrone a Milano si maschera e sta lì che fa: uè, fea, andiamo a fare aperitivo. Ma c'è aperitivo da affetto. Voilà. Fatta mangiare la mozza. Ma c'è aperitivo. Comunque, il preciso istante in cui ha iniziato a parlare barese gli ha fatto la sub. Kud blat taddant. Cioè, io vorrei far notare. Gavan, Tostaciole, bentornati. Affetto. Voilà. Fatta mangiare la mozzare. Ciao, mamma fec. Do away. Vaffanculo sprint. Tutto c'è un po' per una scofenzuare. Sto rezzando. Ti faccio uccidere lo scelto. Oh, se riusciamo ad avanzarlo in volo è uguale, se no. 3-2-1 San Cesario. Ragazzi, c'ho il cecchino senza mirino, non lo pierò mai. 14 white. Ok, l'ho preso. Io bene, sono le 19:22. C'ho tempo di fumarmi una sigaretta o no? Certo. Ok. Oh, che si sta a prendere? Mi sto prendendo delle. Ok, comincia a essere veramente fastidiosa questa situazione. Mi sono rotto i coglioni. Allora, dopo Surri, dopo Fratino, adesso anche il maestro. Non è manco mai stato in questa cantina il maestro. Come ci ha fatto arrivare Non ci credo. Ci ha portato Manuxo. L'ha messo. Eppure non sono attaccate al tavolo. Qualcosa devo studiare. Eroina in pillole. La chiamano Supradin. Qua, a Lisbona. Suprami la chiamano? No, Supradin. Cerchi un po' di cerchi. La sedia, ti hai messo dentro la sedia. La sedia. Cazzo è questo? Lì. Vado! Ma è morto uno là? Li ha ripristinato il bro. Buonasera maestro. Ora non li ha ripristinato. Ah? Marzo, ti passo i cecchini. E sono 9, vado, grazie Marzo. Andiamo solo rosso. Ti si vuole bene cuore rosso. Stavo aspettando rosso, solo questo momento. Rosso, che figlio rosso, di troia, ma la stavi tirando rosso, da tutta rosso, la partita. Vabbè, ma mi sa che avevate vinto, Sì, sì, sì. Mi sa che avete vinto. Non so se arriviamo a 300. Non so se arriviamo a 200. Sì, 200! Vinta la prima! E uno! Dura! Una! Partita! Chi ha quittato? Tu hai quittato. Il bro non sa che nel prossimo torneo videogiochistico, che probabilmente, attenzione, sarà il primo torneo videogiochistico di sempre 3v3 sponsorizzato. Attenti, il bro non lo sa che verranno messe 7-1 7-1 verranno messi e 3 giochi. Anzia, Prurito, Baka, Gavan, bentornati da Red Bull. Vediamo, ci sono aziende che si sono interessate al torneo videogiochistico, come tante hanno utilizzato le Sdrogo Corse per farci dei temi di pubblicità. Stato Giamma. Perché ho quittato? Beh, ma è finita, raga. Siamo arrivati a 200. No, raga, mi è crashato, me. No, ragazzi, no. Non me ne frega un cazzo. Ma che? Non mi interessa. Cioè, se stiamo cercando di boicottare così, io ti ficco veramente il braccio nel culo. Vince, la portiamo a casa, te lo giuro. Ma devo rispondere al telefono, importante. Il maestro corcoso. Il maestro che ha la luce dietro. Oddio. Oddio, 2v1.
Lo inventa? E allora io tengo Aig. No. Ma che pippa di merda, porco dio. Ma ragazzi, Antonio! Antonio! Sei un coglione! Sempre tu come i carabinieri! Ah, è arrivata la fine di Apollister! Tutti in piedi sul divano perché Apollister ha finalmente trollato! Grazie a Dio! Grazie a Dio! Che vuol dire ha trollato? C'è questo pischello che sono 4 giorni che mi scrive puttanate in chat. Vai a giocare a Rainbow Six col Fazzone. Cosa ne pensi del Fortnite più 18? Queste cose. Finalmente ha scritto la parola che non poteva scrivere, perché 5 lettere ha scritto lei. E quindi finalmente sono libero! Libero dal male! Arriverà prima o poi. God, arriverà prima o poi. Mado. E poi che fa, frate? Te fa una delle 18 esultanze di Dusan Vlahovic quando fa un gol. Peccato, eh? Ragazzi, mi dispiace. Ragazzi, ma che ha fatto? Ha fatto le hand sign dei ghetti. Dei ghetti. Ma che è? Guarda, let's go, schi, tira la granata e la tira sbagliata. Ragazzi, poi ti fa mano così e poi ti fa let's go, schi. Mi dispiace, ho fatto automaticamente le cose che faccio su Fortnite, sono tutti tasti diversi. No, tu già non mi piace. Ho capito, ragazzi, sono abituato, volevo mettere piccone, porco dio. 87 non abbiamo neanche preso. Vabbè, ma questa foto come la guardiamo? Marzo, sto in ferie, che cazzo si fa quando non si lavora? Eh beh, ti dovresti riposare. Riposare. Vabbè, ragazzi, no. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Non ci capisco più niente. Dormi, ti svegli, poi ridormi dopo. Non so chi sono. Lollo official, tagga di Real Marza. Marzo, domandina. Domenica devo partire per un viaggio di 12 euro d'aereo. Secondo lei conviene fare l'upgrade in business per stare più comodo? Lollo, ottima mossa di spam del meme senza farti effettivamente notare. Bravo ragazzo. Gabri, Peppe, bentornati. 12 euro, 12 ore ragazzi, scusate. Mi sta hittando hard la sonnolenza. Mi sta proprio venendo un sonno da troietta, da puttanona. Gabri, Peppe, prurito di piacere. È prurito di piacere, io sto avendo prurito, ma non è di piacere. Che cazzo è questa bolla immensa? Una grande bolla. Una bolla gigante. Fa male? No. La merda c'ha delle proprietà curative che non hanno senso. La merda e la banana. Ovviamente se mangi tante banane, la merda alla banana ha ancora più proprietà curative. Avete mai provato a spalmarvi? Ecco, la merda no, però la banana sul viso. Se avete delle bolle molto importanti, ragazzi, trastate me, aprite una banana, ve la mangiate, così fate una ottima ricarica di potassio, e poi il dentro della buccia ve lo sfregate sul viso. È incredibile. È tornata la mano in bocca e i piedi. No. No! Pensa se te la metti in culo la banana. Lì ancora di più. Che fa? Ansia. La faccia di merda che ti ritrovi te la fa diventare una faccia carina. Te mando foto poi. Guancia. Senti, io lo so. Ti sto picchiando una cosa sgravata. Infatti un po' mi vergogno. Guancia. Mi riesci a ridare lo zaino che c'hai da 8 mesi? Che dentro c'ha le chiavi di casa mia? Perché mi servirebbero più che altro. Ho lasciato oggi quelle le chiavi di casa da Greenbaud, la copia nuova. Quindi te giuro, proprio mi servirebbero per entrare in casa, mi servirebbero. Lolli, Gabri, bentornati. A stronzo, te l'ho detto che te lo portavo alla stazione, ma non mandava de fatte fa qui cose. Vediamoci sabato, dai. C'è da fa sabato. Dai, butta dentro, dai. Ancora quello zaino. No, mi dico un altro, quello a forma di buco di culo. Cioè, è proprio uno zaino a forma di buco di culo, un stranissimo zaino. Ho sempre sonno! Guarda questo Rocky Junior 98, primo messaggio nel mio canale. Questa è una roba su di me. Io mi chiamo Francesco Marzano, in arte di Real Marza. La domanda che fa Francesco Marzano in arte di Real Marza è cosa è successo tra altri due. Come primo messaggio chiede a me, che non c'entro un cazzo,
cosa è successo fra altri due che non sono nel canale mio. Guarda che a voi, We Are Zoomer o il Webbo, vanno bucchiato il cervello, vanno messo panapa anche, vanno fatto po, perché se no non si spiega. C'è. Questo alberone qua. Ah, lo vedo. Eccolo, guarda, guarda che prova a piccare. Guarda che prova a piccare da destra. Picca da destra, raga. Ma raga, Shroud. Io giro a sinistra, così lo chiudiamo. Giro a sinistra. T'ho visto, pezzo di merda! Mi devi fare i trimoni! Mi devi fare i trimoni! Io non ho build, porco Dio. Ok, come fai ad averne così tante? Da dove le prendi? Da dove le prendi allo start? Allora, ti vado subito a rispondere io, Marzo, così magari certe domande non le fai più e neanche certe brutte figure. Semplicemente il ferro e il legno li vado a comprare dal brico. Michele Molteni mi ha insegnato così e devo ammettere che funziona come cosa. Gabri, Lolli, bentornati. Porco Dio! Che schifo. Ragazzi, mi sa che provano lo spawn kill. Lo spawn. Fammi piccare a me che gli rompo il culo. 3, 2, 1. Ero convinto fosse dalla porta, vabbè. Ragazzo, l'ho morto. Raga, oh! Ma è morto dai bot. Ragazzi, ma l'hanno levato 200 HP. Normale, normale. Sì, anche perché, ragazzi, ricordiamo che c'è la nuova offerta con Revolut. Se voi comprate 999 di legno per una partita di Fortnite al brico, usate Revolut, codice Molteni e, regà, ammazzate 10 persone che volete uccidere nel mondo. Cioè, è una roba nuova che ha fatto Revolut. Assurdo. Se la spesa è maggiore di 1000 euro per di più, te ne danno 100.000. Broken. Porella, a me fa pena. Cioè, secondo me ormai è mangiato dalla droga il maestro. E la droga è Fortnite. Sì, ovviamente nessuna pena. Oh, porco Dio! Ho preso un infarto! Ho preso un infarto! Peccato, mi doveva seccare. Cos'è cam triste? Scusami. Ma che cosa è successo, ogni... You are my sunshine. Ma che cazzo è? Ma che... Sunshine. Ma che cazzo è? Ma che cazzo? Stronzata. Puttana la madonna. Veramente che stia mer, porco di Dio. Che ha fatto? Raga! Stia mer, porco di Dio. Ragazzi! Oddio, ma ricordo frate sta mappa. Questa è la mappa quella là che poi ti sparano, ti provano sempre a spawn trappare dalle finestre. E io devo essere onesto, a me ho anche giocato poco a Rainbow Six, quindi non lo sapevo. Mi sembra proprio strano che è da dietro, perché teoricamente lì tu spawni. Quindi oh. Ah, ma l'ha ucciso Gianco. Ah? No, maestro, ti giuro che non l'ho fatta apposta riguardo la killcam, maestro. Ti giuro, in un processo, secondo me non reggerebbe il fatto che dice che non l'ha fatta apposta. Cioè, non cioè, riguarda la killcam, secondo me non lo aiuta. Però la vogliamo trollare. Madonna. Da voi? Ok, ti fa una succhiata, ragazzi. Ho noccato uno. Lui non muore. Arrivano okay. da chitarre due. Due da chitarre, torna è morta. Okay. Oh, ma perché mi sta pulendo tutta la testa? Eh? Oddio, il clutch di Gianchino. Uno l'ha atterrato, mi sa. Ma ragazzi, a contro chi giocano? Contro dei rettili. Ma che cazzo. È a terra l'altro, mi sa. Vabbè, no, non è vero. Vabbè, ragazzi, cioè, oh. Ma di che cosa stiamo parlando? Surclasso tuo nonno nei cruciverba. E nella thumbnail dice Sandro. E per forza. Ma che è? Cruciverba alle 5 è il cruciverba più tardivo, regà, che stiamo facendo. Questo è il cruciverba.